Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli del comune e di pubblica utilità. Presso il Teatro Zanardelli, giovedì 25 novembre, la relatrice Sabrina Piacentini, in qualità di tecnico ambientale, ha relazionato i presenti in merito ai rifiuti speciali del comparto agricolo, alle bonifiche e ripristino ambientale nelle aree agricole e dell'allevamento e alla combustione dei rifiuti vegetali provenienti da attività agricole in campo. Al termine di questo TRG Notizie potrete seguire la registrazione dell'incontro. Cari amici, dopo 5 anni il Papa è tornato nell'isola di Lesbo, simbolo della tragedia migratoria, per guardare negli occhi i profughi. Con la sua presenza chiede di superare il cinismo e disinteresse verso chi sta ai margini, condannandoli di fatto alla morte. È facile instillare il sentimento della paura, ha affermato il pontefice. E così, invece di indagare in profondità le cause delle emergenze umanitarie, si condannano le povere persone che ne pagano le conseguenze, venendo pure usate per propaganda politica. Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi, e terre tra loro distanti, ha continuato il Papa, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Il Mediterraneo, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte. Non lasciamo che il Mare Nostrum si tramuti in un desolante Mare Mortum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro. Non permettiamo che questo mare di ricordi si trasformi nel mare della dimenticanza. Vi prego, ha insistito Papa Francesco, fermiamo questo naufragio di civiltà. Avrebbe voluto fermarsi a dialogare con loro, ascoltarli uno a uno, ma ha potuto solo incontrarli di passaggio. La sua presenza comunque ha messo sotto i riflettori il dramma dei rifugiati e la sua denuncia si è fatta sentire forte contro chi erge muri e fili spinati. Papa Francesco ha il coraggio di guardare in faccia la realtà e di toccarla con le sue mani, obbligando anche noi a vergognarci tutte le volte che ci giriamo dall'altra parte. Questa crisi umanitaria interessa tutto il mondo e dunque è in gioco il futuro di tutti. Mentre per altre questioni legate alla globalizzazione, come la pandemia da Covid, i cambiamenti climatici, pur in modo discontinuo e con molti ritardi, si sta mobilitando la comunità internazionale. Su questo tema si è drammaticamente fermi e non ci si accorge che sono veramente a rischio migliaia di vite umane. Non si voltino le spalle alla realtà. Finisca il continuo rimbalzo di responsabilità. Non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno è costretto a sobbarcarsi. Quanto a noi, non aderiamo alla folla del politicamente corretto che applaude, entusiasta, Papa Francesco, fustigatore di costumi, ma si guarda bene dall'ascoltare ciò che dice e a convertirsi. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica.
e una serena settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 12 dicembre, terza domenica di Avvento. In parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa per i defunti della famiglia Rodellangelo, Cherubini Dino, Rosi Crescini e famiglia. Lunedì 13 dicembre, Santa Lucia. In oratorio alle 8, Santa Messa pro Populo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Cherubini Lucia e Tullio, Teresa e Augusto Tedeschi. Martedì 14 dicembre, San Giovanni della Croce. In oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti della famiglia Zini. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti della famiglia Pedrini. Alle 20:30, preghiera di lode e insegnamento. Mercoledì 15 dicembre, Santa Maria Crocifissa di Rosa. In oratorio alle 8, Santa Messa pro Populo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Faglia Aldo e Pierangelo. Giovedì 16 dicembre, in oratorio, alle 18:30, Santa Messa per i defunti Chiara Giuliani e Tondi Giuseppe. Inizia la novena di Natale. Venerdì 17 dicembre, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Piccinini Carlo e Martina. Alle 15, Coroncina della Divina Misericordia. E alle 18:30, Santa Messa per il defunto Agnel di Franco. Sabato 18 dicembre, in parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa per i defunti Lucini e Maria, Carlino e Alfredo, Olini Angela, Cavagnoli Antonio, Adalgisa Zaninelli, Fioletti Narciso e Nadia Manfredi. In oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 19 dicembre, quarta domenica di Avvento, in parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Pietro e Giuseppina. Alle 10, Santa Messa per i defunti Bilone Andrea, Franco, Giuseppe, Angela, Pini Maria, Marconi Angelo e Chiari Gino. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Piccinini Rosa, Cappelloni Gualtiero e Zacco Angelo, Italo Crescini e famiglia e Mirella. Avvento, tempo di preghiera e carità fraterna. All'altare di San Carlo è possibile lasciare generi alimentari per i poveri del nostro paese. Per le comunità del Cammino Neocatecumenale, ogni giorno feriale alle 6:30, ufficio di letture e lodi in San Girolamo. Per i ragazzi, ogni lunedì di Avvento alle 7:40 in parrocchiale, buona settimana con Gesù, preghiera con il sussidio ricevuto a catechismo in chiesa da proseguire in settimana in famiglia. Le confessioni saranno il 17 dicembre alle 17 in parrocchiale. Per i preadolescenti e adolescenti, ogni lunedì di Avvento alle 7:30 in parrocchiale, buona settimana con Gesù, preghiera con il sussidio ricevuto in oratorio o in chiesa da pregare in settimana personalmente. Le confessioni saranno il 17 dicembre alle 17 per i preadolescenti e il 22 dicembre alle 20:30 per gli adolescenti, sempre in parrocchiale. Per i giovani, Lectio Divina con la parola della domenica il 15 dicembre alle 21 in oratorio, con cena libera in fraternità in oratorio alle 19:30. La liturgia penitenziale con le confessioni sarà il 22 dicembre alle 20:30. Per il rinnovamento dello spirito, martedì alle 20:30 incontro di preghiera nella chiesetta dell'oratorio. Per gli adulti, centri d'ascolto della parola, Lectio Divina con la parola della domenica il 15 dicembre alle 21 in oratorio, con possibilità di cena in fraternità alle 19:30. Giovedì e venerdì alle 20:30 in famiglia su Teleradio Gottolengo.
La liturgia penitenziale con le confessioni sarà il 22 dicembre alle 20:30. Per gli ammalati e gli anziani nelle case ci sarà la visita dei sacerdoti con la confessione e la Santa Comunione. Nelle contrade ci sarà la preparazione del presepio e l'indicazione della data dell'incontro di preghiera durante il tempo di Natale. La novena del Santo Natale inizia il 16 dicembre. Per la comunità educativa c'è il ritiro domenica 19 dicembre, mattina fino a pranzo. Le iscrizioni sono al bar dell'oratorio. È in programma la vacanza sulla neve in fraternità per i giovani dalla prima superiore, dal 3 al 6 gennaio a Lizzola di Valbondione, in provincia di Bergamo. Per info e iscrizioni contattare Don Nicola. Rimangono ancora posti liberi. Da mercoledì 15 è in distribuzione il nuovo numero del Redone, con la busta per l'offerta natalizia a favore del restauro della parrocchia da consegnare in chiesa nel contenitore apposito o durante le sante messe. Domenica 19 dicembre ci sarà la benedizione dei bambinelli durante le sante messe. La Caritas, nella giornata del pane, ha raccolto un'offerta di 501 euro. L'importo andrà devoluto alla Caritas diocesana per l'allestimento di un dormitorio ai senza tetto. Si ringrazia per la collaborazione. Sono aperte le iscrizioni per un aiuto compiti e laboratori fuori classe per i ragazzi dalla terza primaria alla terza media nei pomeriggi di martedì e giovedì in oratorio a partire da gennaio 2022. Info presso Don Nicola. Fuori classe, spazio compiti in oratorio, da gennaio 2022 al costo di 50 euro al mese. Compiti, studio e laboratori, con sport, giochi e creatività, per gli studenti dalla terza primaria alla terza secondaria di primo grado, con assistenza di pedagogista e personale qualificato. Il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30. Per info e iscrizioni contattare Sonia al 333-5932-750. Santa Lucia nacque sul finire del III secolo da una famiglia ricca e nobile di Siracusa. Purtroppo era una bambina sfortunata. Rimase orfana di padre a soli 5 anni d'età e la madre Eutichia soffriva di forti emorragie da cui non riusciva a guarire. La figlia, devota cristiana, convinse un giorno la madre ad andare a Catania per pregare sul sepolcro di Sant'Agata e implorare la grazia della guarigione. Madre e figlia arrivarono a Catania il 5 febbraio del 301, giorno sacro a Sant'Agata, e subito si recarono al sepolcro della santa a pregare. Mentre erano intente alla preghiera, Lucia ebbe una visione. In altre versioni della storia, Lucia si addormenta e Sant'Agata le appare in sogno. Sant'Agata le diceva che non aveva bisogno di chiedere la grazia a lei, perché grazie alla sua fede la madre era già guarita. E poi le rivelò che anche lei sarebbe diventata santa un giorno. La madre effettivamente guarì e le due donne rientrarono a Siracusa. Ma la visita a Catania e la visione di Sant'Agata avevano fatto capire a Lucia qual era la via che voleva intraprendere nella sua vita. Fu così che Lucia iniziò a dare i suoi averi e la sua dote ai poveri, aiutando le vedove e alcuni ministri del culto cristiano. Purtroppo il suo comportamento non passò inosservato agli occhi di un ragazzo che aveva sperato di sposarla. Così, per vendetta della speranza delusa, il giovane denunciò Lucia come cristiana al prefetto di Siracusa. Lucia fu portata davanti al tribunale, dove arrivò serena e lieta in volto. Pascasio, il prefetto, sapendo che era nobile, ricca e vedendola così bella, dapprima la trattò con gentilezza.
Ma pian piano che il processo procedeva ed era chiaro che Lucia non avrebbe rinunciato alla sua fede cristiana, le cose iniziarono a mettersi male e infine Pascasio ordinò che fosse trascinata in un luogo di perdizione. E fu allora che avvenne un prodigio. Lo Spirito Santo fece in modo che Lucia fosse inamovibile. Provarono a trascinarla i più forti soldati. Provarono a legarla a mani e piedi e a tirare tutti insieme. Alla fine si tentò anche con un paio di buoi, ma nulla. La ragazza restava dov'era. Il prefetto, arrabbiatissimo e convinto che il prodigio potesse essere solo opera di una strega, ordinò che fosse arsa viva sul posto. Ma le fiamme non ebbero presa sulle vesti e sulla persona di Lucia. Alla fine, accecato dalla rabbia, Pascasio fece uccidere Lucia con un pugnale. Ma prima di morire, con le sue ultime parole, la santa profetizzò l'imminente fine della persecuzione contro la Chiesa cristiana, con la caduta dell'imperatore Diocleziano. Era il 13 dicembre del 304 e da quel giorno questa data è dedicata alla santa martire. La madre Eutichia seppellì la figlia e sulla tomba fece scolpire una colomba, portatrice della pace che Lucia aveva profetizzato. E infatti, poco tempo dopo fu data la pace alla Chiesa cristiana da Costantino. Questa è la notte di Santa Lucia. Senti nell'aria la sua magia. Lei vola veloce col suo asinello. Atterra davanti ad ogni cancello. Ad ogni finestra un mazzolin di fieno e l'asinello ha già fatto il pieno. Santa Lucia, con il suo carretto, lascia a tutti un gioco e un dolcetto. Porta ai bambini tanti regali, tutti belli, tutti speciali. E con questo è tutto. Vi lascio la visione della serata con il tecnico ambientale Sabrina Piacentini. Le riprese sono di Luigi Cè. Buonasera. Se vi accomodate, iniziamo le due serate formative organizzate dall'amministrazione comunale. Queste serate concludono il ciclo di incontri dove la dottoressa Piacentini ci ha parlato della gestione dei rifiuti e dei reflui zootecnici nelle aziende agricole e zootecniche. Questo ciclo di lezioni ha lo scopo di, oltre di informare l'allevatore e anche l'agricoltore, per avere una gestione più virtuosa della propria azienda agricola e avere allo stesso tempo anche il comune di Gottolengo, come dire, che sia un paese più virtuoso nella gestione dei rifiuti. Iniziamo la serata. Buona serata, buon ascolto. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio della vostra presenza e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Gottolengo nella persona del sindaco, della giunta, dell'assessore Peretti, che da tempo hanno iniziato questo percorso, diciamo, informativo sul mondo agricolo che ha le sue peculiarità, che spesso non vengono capite, e sulle problematiche che dovete affrontare tutti i giorni, sia nell'ambito gestionale che dei controlli. Allora, è un percorso che è iniziato anni fa, quando il Comune di Gottolengo, forse uno dei primi, ha applicato un regolamento che voi ben conoscete sui gessi e fanghi di depurazione. Argomento che nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, giustamente, è stato, come tutti voi sapete, diciamo, sventolato sui giornali, forse in forme non corrette. Comunque, di fatto, il nostro territorio del comune di Gottolengo, così come tutti i territori della Bassa, sono territori che effettivamente hanno un impatto da valutare. L'azienda agricola è una tipologia di allevamento di per sé, che sia monocoltura o che sia con un carico di animale, che ha delle sfaccettature molto diverse rispetto agli altri insediamenti produttivi. Allora, partendo dal presupposto che nessuno si offende, e questo a maggior ragione siete consapevoli voi che esercitate questo lavoro sul territorio, anche l'azienda agricola ha degli impatti. Ma ce l'ho anch'io la mattina quando esco da casa con la mia macchina, di là che abbia preso una macchina ibrida, come più che la caldaia di casa nostra o il camino. Però, affrontando questo discorso, si parte dal presupposto, dal principio che il legislatore ha stabilito che le aziende agricole di medio, basso o grande entità hanno degli impatti. Ovviamente non facciamoci la testa,
su questo aspetto, andiamo a lavorare su quello che possiamo fare, anche perché voi lo sapete meglio di chi fa il controllo, per voi il terreno è l'elemento essenziale per continuare la vostra attività. E per cui io penso che a maggior ragione rispetto a altre attività che svolgono la loro professione, ci tenete voi stessi a mantenere fertile il vostro terreno, a mantenere in buone condizioni, perché questo è l'unico elemento che deve dire già avere un presupposto, inserirsi in una natura, no? Una natura che per voi però vuol dire gestire correttamente nell'economia virtuosa, come diceva prima l'assessore, nell'economia circolare, qual è poi il frutto del vostro guadagno. E quindi a maggior ragione io sono consapevole che siete voi stessi i primi a tenere d'occhio questo terreno in tutte le sue sfaccettature. Ovviamente gestire un'azienda agricola, mi rendo, sono più consapevole di altri, che dovete inventarvi un po' di cose, no? Dovete diventare sicuramente allevatori, quindi benessere animale, poi se avete gli operai, ancora maggiore medicina del lavoro, poi c'è il discorso di andare a smaltire i rifiuti, c'è il discorso di come gestisco il mio reflu, come posso fare una coltivazione diciamo che mi può permettere di utilizzare questo reflo zootecnico in maniera corretta. Quindi, e poi siete anche dei contabili, perché giustamente come tutti lavoriamo per avere ovviamente un guadagno. E partendo da questo, la prima serata che ho voluto rappresentare è quella dei rifiuti agricoli, perché lo smaltimento dei rifiuti agricoli giustamente ha un costo. Ma entriamo nell'ottica di dire ha un costo sicuramente, ma cerchiamo di recuperarli in maniera diciamo corretta, ma che ovviamente va a giocare molto sul mio risparmio. Diciamo che i rifiuti agricoli giustamente si è partito a gestirli in maniera molto corretta, diciamocelo pure liberamente, col decreto Ronchi, quindi questo decreto che all'inizio era molto corposo e stabiliva che tutto era rifiuto, quindi era molto oneroso per imprese agricole, perché effettivamente era un costo abbastanza rilevante, perché parliamo di rifiuti pericolosi e non, in maniera forse non delle migliori, cercando a volte di fare, di bruciare, a volte di cercare di portare qualcosa in più all'isola ecologica, magari non poteva ricevere, però c'era questo discorso dell'assimilabilità dei comuni. La nuova riforma per quanto riguarda i rifiuti agricoli, col nuovo decreto, effettivamente è cambiato molto, è cambiato il mondo e si è parlato adesso dell'economia circolare, la sentite spesso, è una bella parola, a volte i fatti non corrispondono con la bella parola, tutti vogliamo diventare virtuosi, ma per diventare virtuosi dobbiamo anche operare con intelligenza. L'intelligenza è le recupero nella maggior sicurezza possibile, ma cercando ovviamente di risparmiare. È fattibile? Sì, è fattibile, perché il legislatore sta andando proprio in questa direzione. Per la prima volta l'anno scorso è uscito un decreto, il 116, che ha cambiato un po' tutto il mondo dei rifiuti. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che tutto quello che avete a casa non diventa più rifiuto, però vi dice c'è un modo per recuperarli. Per recuperarli dovete attuare solo delle norme tecniche. Le norme tecniche sono importanti, perché le norme tecniche non gestionali vuol dire che non state lavorando nell'ottica dell'economia circolare. E noi vogliamo lavorare in quell'ottica, semplificando quali sono i concetti. Questo perché il concetto mi porta a risparmiare, mi porta a fare due cose: a evitare violazioni di sanzione amministrativa e sanzione penale. Vi dirò poi una cosa, tutti la vostra, in caso di sopralluogo, questo come funziona il regime sanzionatorio a livello penale, che è stato modificato notevolmente anche questo, sempre in virtù del fatto di mettere le aziende che sono in sofferenza, chi più chi meno, comunque tutti i settori lo sono, e soprattutto la zootecnia, affinché si fanno libri, però è così, diciamoci la verità, in modo di gestire correttamente con una filiera certa e non creare un pregiudizio sull'ambiente inteso come acqua, suolo e aria, e cercare di recuperare i più rifiuti possibili. Questo perché dobbiamo evitare la realizzazione di nuove discariche. Tanto viene vantato il fatto basta discariche, ma per arrivare a questo concetto noi tutti, soprattutto le imprese, dovete lavorare secondo coerenza e recuperare in maniera corretta, applicando le buone tecniche di recupero, così come c'erano le buone pratiche di spandimento che vedremo nelle successive serate, di questo rifiuto. Quindi la novità importante che parte da questo decreto è quello proprio di dire: allora, innanzitutto quando io ho un sopralluogo in azienda, che viene ARPA, viene ASL, viene qualsiasi, viene che ne so, le GEV, qualsiasi
persona addetta al sopralluogo, la polizia locale che entra in azienda, mi dice: ma ho visto là delle cose, che cos'è? È rifiuto. Ecco, partiamo subito da capire voi nel vostro ciclo aziendale cosa considerate rifiuto e cosa no. Perché rimane ancora la definizione che è molto importante: finché io non voglio disfarmene non è rifiuto. Questo non è che se viene un controllo trovate un mucchio di copertoni, framisto, siringhe, voi dite no, non voglio disfarmene. No, queste cose non vanno bene perché lo stoccaggio così non va bene, non rispetta le nuove tecniche, però io dico che quella roba posso anche pensare di recuperarla. Recuperarla come? Poi la vediamo. Per cui la prima cosa, la prima definizione, per quando io capisco che il rifiuto è ho l'obbligo di disfarmene, i copertoni ho l'obbligo, forse sì, forse no, poi lo vediamo. Voglio disfarmene, quindi io prendo dei rifiuti che siano pericolosi o no, mi faccio il mio cumulo, incendio, allora lì c'è qualcosa che non funziona, no? Però finché io non decido di disfarmene, non faccio queste operazioni non corrette e sicuramente perché vanno a toccare delle matrici aria e suolo con contaminazione, non è rifiuto. Questo è una cosa essenziale durante il sopralluogo, ma non solo quando arriva la vigilanza, che siamo già in una fase repressiva, no? Ma anche prima nell'organizzazione aziendale. Io voglio gestire al meglio la mia azienda senza spendere soldi, quindi già dall'inizio io so che sono il produttore dei rifiuti e in quel modo quando li produco so già che fine voglio fargli fare, o mandarli al recupero, o recuperarli io se posso, che hanno le caratteristiche, oppure lo smaltimento perché sono rifiuti potenzialmente infetti, in questo momento non posso recuperarli. Per cui è vero che c'è allegato a questo grande decreto, perché è grande, perché è proprio corposo e anche difficile, un allegato c'è una serie di diciamo materiale che è già classificato rifiuto, ma non è necessario e unico elemento, se è inserito in quell'elenco posso anche non discostarmi da quello che è, perché è un elenco e semplificativo, non esaustivo, di quello che c'è scritto lì. L'importante è che il mio concetto è me ne disfo. In che cosa me ne disfo? Me ne disfo non bruciando, non buttandolo in un terreno, non buttandolo all'isola ecologica se la mia isola ecologica non la può ricevere. Questo è un elemento basilare di come puoi organizzare tutta l'azienda, ma organizzare subito, perché questa cosa ci porterà a evitare di gestire non correttamente poi al rifiuto alla fine. Ma cos'è che è importante in questo decreto? Questo decreto ti dice, come ho detto prima, recuperiamo il più possibile, quindi ho un rifiuto che rimarrà rifiuto, il rifiuto potenzialmente infetto degli aghi, delle siringhe rimarranno tale, perché in questo momento il recupero di questi diciamo, rifiuti è ancora difficile, questi rifiuti speciali pericolosi. Però il nuovo decreto ti dice, e sono questi nomi, no? La materia prima secondaria. Questo succede spesso e io devo fare la stradina che va in azienda, come la faccio? La faccio con i mattoni perché all'interno dell'azienda ho demolito una parete. No, questa cosa non si può fare, mi raccomando non fatela, perché questa, poi lo vedremo, è ancora una sanzione penale, di carattere penale, perché si tratta di smaltimento di rifiuti. Ancor più, io in cascina ho rifatto l'appartamento perché ci va a vivere il custode e ho tolto le mattonelle, quelle famose con la famosa vernicetta di colore di rosso, verde, blu, quelle potrebbero essere anche, seppur un inerte, pericoloso perché contengono determinate sostanze. Quindi se io la prendo, la porto nella stradina di campagna, nella capezzania perché devo tappare delle buche, state incorrendo in un illecito penale, questa cosa non fa fatta. Per facilitare questo voi vedete cosa faccio, un casino di macerie, cosa faccio, la porto all'isola ecologica. Su quello ne parliamo un attimino, perché questo decreto ha tolto ai comuni la facoltà dell'assimilabilità. Quindi non potete andare a chiedere veni al comune e cioè fammi entrare perché è assimilabile. No, i comuni non hanno più questa facoltà e ve ne siete resi conto, perché sicuramente anche con la TARI, con la tassa dello sporco, voi adesso dovete dimostrare che come azienda o lo smaltite, se lo smaltite voi, il comune non può chiedervi niente. Quindi questo è un passaggio nel nuovo decreto che è molto importante. Allora, cosa dice il legislatore? E poi lo vedremo nel passaggio, lascio la parola di Stefano, nel passaggio successivo. Il legislatore dice materia prima secondaria quando? Quando è il mio vestito è nuovo, è una materia prima, il mio vestito che è usato, non lo userò, darà la scala, però lo posso usare a fare le spese o andare al mercato. È una materia prima secondaria, ma per riusarla deve essere prodotto da impianti autorizzati. Ma se vado a prendere il mio macinato, il mio riciclato, come voi conoscete in questo nome, dall'impianto autorizzato con il mio trattore per usarlo a fare la stradina, la pezzatura, la dimensione, deve essere consona con il materiale che vado a usare per quel fine. Mi spiego meglio, devo fare la stradina, la pezzatura
e l'analisi avrà una dimensione. Lo stesso materiale lo uso per fare un fondoscavo, un piazzale della mia azienda, deve averne un altro. Siete voi che quando andate a prendere il riciclato dite: guardate che a me serve il riciclato, va bene essere a posto dal punto di vista chimico, quindi te di cessione mi va bene, e avrete una bolla con su un timbro e dice conforme, ma deve essere anche la pezzatura idonea, perché utilizzare il materiale con una pezzatura non idonea, e c'è una circolare del 2005 che lo dice, esattamente questo, ovviamente quello dell'impianto lo conosce meglio, dovete dirgli voi però l'uso che volete farne, perché utilizzare del materiale non conforme con pezzatura è uguale a ritirare il rifiuto. Se il materiale è sporco, vedete che c'è plastica, non usatelo assolutamente a fare capezzali o stradine di campagna, perché sapete benissimo che sono successi poi dei sequestri con dei ripristini che poi vedremo che vi costano veramente tanto, ma veramente, veramente tanto. Quindi queste cose valutate prima di fare i lavori, perché a parità di costo può essere poi per voi costi aggiuntivi, al di là che poi dovete ripristinare, il sindaco deve farvi l'ordinanza, è tutto un meccanismo che effettivamente poi ha dei costi, perché voi dovete prendere i consulenti, andare dall'avvocato, sono cose che potete evitare e fare lo stesso a parità di costo. Quindi questa è l'MPS. Il sottoprodotto, ecco qua c'è l'universo mondo, il sottoprodotto è un'altra di quella fattispecie che vi chiedo di prestare attenzione. Spesso succede che per fare dei livellamenti agricoli o per appunto all'interno del piazzale dell'azienda andate a prendere la terra che vi regala quello dell'impresa, la cosa non funziona così. Allora, la terra è rifiuto, diventa sottoprodotto quando la gestiscono in un determinato modo, se no è rifiuto, anche qua c'è una sanzione di un illecito penale, non c'è alternativa. Quindi mi dico, la terra posso recuperarla, allorché me lo dice il legislatore, e diventa sottoprodotto, ma per farla diventare sottoprodotto non è che è una parola, devo fare una comunicazione prima, e le due aree dove sposto la terra devono avere la stessa destinazione urbanistica. Ma perché? Zona agricola va in zona agricola, residenziale può andare in zona agricola, l'industriale non può andare in zona agricola, perché ci sono dei valori, delle contaminazioni dentro che devono essere rispettate. E ancor più, diciamo che c'è questa piccola sfaccettatura, servirebbe anche una compatibilità ambientale. Però, oltretutto, la cosa che interessa di più è che voi, prima di spostare quella terra, abbiate la certificazione, abbiate comunicato con una semplice relazione, cioè un modulo prestampato, all'ARPA e al Comune, che queste analisi vanno bene, i metri cubi di terra che spostate e dove li spostate. Se non c'è questo passaggio, no, rischiate che chi vi ferma su strada, quindi la polizia locale che vi paletta, ovviamente siete già in un illecito penale. Quindi la stessa cosa, capisco che per voi dice è una montagna di carte, non è una montagna di carte, potete rivolgervi agli uffici tecnici che sono abbastanza avanti su questo passaggio, ma questo ci dà la tracciabilità del prodotto, la tracciabilità che effettivamente io vado a recuperare un rifiuto, però la garanzia dal punto di vista, diciamo, chimico, che riguarda ovviamente diciamo un aspetto magari più tecnico, ma la garanzia che io nel mio campo, nella mia cascina, non mi porto aria contaminata, perché poi se devo parlare di un ripristino, di una bonifica, di una messa in sicurezza della mia gente, sono veramente soldi che vi escono dal portafoglio. Quindi prima di piangere potete innanzitutto razionalizzare quello che volete fare e farlo con coscienza, piuttosto chiedete agli sportelli del comune, chiamate le amministrazioni senza paura, perché una chiamata in più può per voi salvarvi di un illecito diciamo amministrativo, ma in questo caso proprio penale. Poi c'è l'ultima frase, che è quella che piace molto a tutti ormai, non rifiuto, end of waste. Questo per fare specie è il famoso fertilizzante che parlavamo prima dei gessi di defecazione. Perché è stato potuto, perché l'hanno portato nel campo, perché il fertilizzante ha potuto uscire dalla normativa dei rifiuti. Allora, i fanghi sono rifiuti, non c'è poco da dire, è inutile fare commenti o traviare determinati discorsi. Il fango è proprio rifiuto, e il fango da dove viene? Viene dai nostri depuratori, no? Prevalentemente, depuratori di acque reflue, che siano urbane o siano acque reflue, quindi di agglomerati, e poi di acque reflue industriali, però il fango viene da lì. Il fango è rifiuto. Questo rifiuto ovviamente segue una normativa che è la 99 del 92. È molto restrittiva questa normativa, con delle grosse lacune, e perché è del 92, perché il legislatore l'aveva fatta e studiata anche diciamo con dei risultati tecnici, cioè con una valenza tecnica e anche abbastanza pratica, però ovviamente non tutti gli elementi erano cercati, c'erano determinate sostanze che erano fuori, poi c'erano delle lacune sul fatto fanghi assimilabili, però non c'era, cosa vuol dire, per qualità e quantità,
Cioè, il reflu urbano sappiamo benissimo, no? Quando andiamo in bagno cos'è che possiamo produrre, al di là dei farmaci che prendiamo, dei nostri problemi di salute. Quando dice che lo stesso fango deve essere paragonato per qualità e quantità da quelli industriali, però non ci dice quali sono le qualità e le quantità, e quindi lì c'era una lacuna. Però è sempre stato trattato per le analisi come rifiuto. Poi a un certo punto è uscito anche il decreto legislativo 75 per i fertilizzanti, i famosi compost e quant'altro, il 75 del 2010. All'improvviso, quando ovviamente c'è stato il discorso che i nitrati inquinavano, cos'è successo? È uscito il codice di buona pratica agricola, quello che abbiamo trattato le sedute precedenti. Cioè, io porto il mio effluente di allevamento, che sia pollina, liquame e quant'altro, sul campo, devo seguire delle norme tecniche, no? L'interramento, il fatto di stare a distanza, la quantità, il PUA, tutto quell'altro. E nel 2017 ci hanno inserito anche i fertilizzanti, gesti di defecazione, calcio magnesiaci. E da lì ha preso la definizione che se io prendo un fango, lo porto in un impianto, lo tratto, quello che esce ovviamente non è rifiuto ma è fertilizzante. Ecco perché ci troviamo sui terreni questi fertilizzanti senza una normativa di riferimento, senza tracciabilità. Questo vale per tutti perché la normativa è nazionale. La Regione Lombardia sui fertilizzanti dei gesti di defecazione non ha mai fatto DGR, mentre ha lavorato molto bene sui fanghi. Questo perché ovviamente era la priorità della salvaguardia del suolo. Ora, alcuni comuni si sono premuniti di questi regolamenti, forse Gottolengo è stato uno dei primi che è partito con un regolamento che non è tipo altri comuni, ma è stato studiato sulla peculiarità del vostro territorio, perché l'amministrazione, prendendo spunto proprio del lavoro fatto dal vostro PGT, diceva: vogliamo salvaguardare la nostra agricoltura, qua ci sono dei prodotti tipici, i nostri allevatori vanno salvaguardati. Partendo da questo concetto, sapendo già che il vostro carico di azoto che andate a distribuire sul terreno è già elevato per il numero di terreni, cioè per la superficie di terreni che avete a Gottolengo, ancor più ha voluto una tracciabilità di questi prodotti, chiamiamoli così perché in realtà il suo nome, il gesto di defecazione per diciamo, la legge dei fertilizzanti, se proviene da un impianto autorizzato, è fertilizzante come se fosse il liquame, ha voluto tracciarli, per cui ha voluto poi andare a chiedere anche una cosa in più, perché lì c'era sempre la discussione cosa può chiedere in comune e cosa non deve chiedere perché è già normato da legge e non ha compito il comune. Il comune di Gottolengo ha giocato molto su quello che effettivamente è un gioco, ma è un gioco veritiero, che l'aspetto igienico sanitario aspetta al sindaco. Okay? E quindi il sindaco, per la facoltà del suo territorio, la salvaguardia dei fontanili, che per voi l'acqua è una cosa importantissima, ma la vedremo anche nell'aspetto della bonifica agricola, ha fatto un regolamento molto restrittivo. Ha imposto degli orari, ha imposto delle metodologie di spandimento e ha imposto anche l'analisi dopo aver fatto questo spandimento. L'azienda che viene a spandere qua, perché ce n'è una ben precisa, non ha mai fatto obiezione sul nostro regolamento. La polizia locale è molto attenta su questo sviluppo di attività, per cui ovviamente non è che le problematiche non le abbiamo, però quantomeno abbiamo una tracciabilità e sappiamo esattamente i suoli e il quantitativo che è stato dato, ma ancor più è stato fatto un lavoro che per voi agricoltori era essenziale. Io vado a dare questi gesti sul mio campo, ma perché? Perché è stata imposta una relazione agronomica sul fatto che è vero che sono correttivi del terreno, ma se ne ho bisogno io non necessariamente glielo vado a portare su quel terreno. Quindi non è il fatto che questi gesti di defecazione non abbiano una normativa di tracciabilità, questo è ben chiaro dal punto di vista legislativo, dal punto di vista del regolamento locale nostro ce l'hanno, ma non solo, noi vogliamo effettivamente capire l'esigenza che ha l'agricoltura, che fa monocoltura, perché ovviamente sono prevalentemente chi fa monocoltura, perché chi già ha un carico di azoto della sua attività, insomma, qualche problema a far quadrare il PUA, magari l'agronomo aziendale ce l'ha. Però abbiamo voluto capire il perché giustamente il fatto di tutelare il territorio va a favore di voi agricoltori, oltre che al rispetto e al fatto di prevenire ovviamente l'inquinamento, tutela di tutti e della salute dei cittadini. Ecco, questo per quanto riguarda il non rifiuto. Allora, ecco, adesso voi dite non c'è tracciabilità, che ha fatto questi gesti con il non rifiuto, ovviamente hanno avuto un vantaggio
che non è quello di aver preso soldi, magari di aver avuto la ratura, hanno una sostanza organica con azoto, fosforo, ok, a gratis, e quindi tutto va bene. Voi sapete che non è andato bene tutto, visto l'ultima attività che è apparso sui media. Però il legislatore quest'anno è corso al riparo. Abbiamo detto che il gesso di indicazione trattato come fertilizzante poteva andare senza tracciabilità. Quest'anno il legislatore a maggio è uscito con il decreto legislativo 77 e ha detto: ma forse classificare un non rifiuto tout court, forse abbiamo sbagliato qualcosa, no? Fatemi dire: ma sì, quello lì è non rifiuto, è the waste, va bene. A questo punto ha detto: no, queste attività, io prendo il mio fango dal mio famoso depuratore, lo porto in un impianto, lo tratto, quello che esce è non rifiuto. No, ha detto: adesso serve un parere. Siamo arrivati forse tardi, forse sì, questo per dire che quello che portate nel terreno dovete sempre stare attenti. Allora, voi capite benissimo che il ciclo produttivo del vostro allevamento lo conoscete voi. Quello che arriva d'altrove, prima di prenderlo sul vostro terreno, dovete effettivamente conoscerlo. Ma conoscerlo non solo sulla carta o sul fatto è una buona cosa perché mi crescono i pomodori dove somministro questo prodotto. Ma bisogna capire anche cosa succede poi nel tempo. Quindi questo a tutela vostra e a tutela dei vostri suoli. E il legislatore dice: il mio fango che entra avrà i sistemi per trattarlo, però io voglio avere la certezza che ARPA e Olispra, che è l'istituto, diciamo, che raccoglie tutte le ARPE, diano ovviamente un parere. Il parere è: il tuo impianto, quello che tu fai, la stabilizzazione che tu dai al fango, la sostanza che tu ci metti per fare il precipitato, acido solforico più che calcio, va bene, non va bene, e il parere è vincolante. Se non c'è questo parere non può uscire da lì il prodotto che si chiama non rifiuto, uscirà ancora rifiuto. E quindi se uscirà ancora rifiuto, ci auguriamo che la 99 e la 92, che aveva alcune altre lacune, vengano integrate, modificate. Forse è arrivato il momento, tanto più che addirittura il governo ha già emanato un decreto che alcuni punti, in particolar modo il punto 21 e 22 di questa legge sui fertilizzanti, è già stato modificato e non ci possono introdurre fanghi di defecazione. Quindi questa cosa a noi piace molto, e vedete anche quando dice materiale di rifiuto, ovviamente ammissibile a quelle operazioni, perché non è detto che io, se parto da un fango buono, da un operatore, avrò comunque un fertilizzante buono. Quindi, ma se parto da un fertilizzante, da un fango che è già viziato per la concentrazione degli elementi, posso fargli tutta la stabilizzazione che voglio, posso farlo precipitare tutto finché voglio dal punto di vista tecnico, ma qualche problema poi sul suolo di bioaccumulo per i metalli pesanti, che sono ovviamente il piombo, lo zinco, il rame, tenendo presente che voi lo sapete meglio di altri, che se io somministro liquami di suino, già c'è una concentrazione di zinco e rame che potrebbe crearmi dei problemi. Quindi non vado a mettergli degli altri, perché se vado a precludere il mio suolo, poi vedremo cosa succede. E per la prima volta in questo decreto compare una figura. Siamo ancora all'inizio, ci auguriamo che i decreti attuativi escano velocemente, perché per voi vuol dire un risparmio. Per la prima volta viene introdotto il concetto di responsabile esteso al produttore, ma non il produttore dei rifiuti, è il produttore di chi vi ha venduto la merce. Quindi io vendo i fitofarmaci, il produttore che vi ha venduto questo fitofarmaco, il contenitore, è corresponsabile dell'avvenuto smaltimento, un po' come funziona con i RAI, con i frigoriferi. Questo è un concetto nuovo. Ovviamente coinvolge un po' tutti, cioè chi me lo vende, io che lo utilizzo, l'altro che lo trasporta, l'altro che lo riceve. Quindi il legislatore dice: adesso, siccome che vogliamo limitare le discariche, vogliamo far sì che il prodotto, scusate, in questo caso rifiuto, venga smaltito o recuperato correttamente, vi metto tutti insieme, ognuno con la propria responsabilità. Questo sicuramente è una responsabilità, però se lavoriamo nell'ottica di risparmiare, è l'unico strumento che abbiamo. Ognuno fa il proprio pezzo di orto, poi alla fine abbiamo l'orto completo e andiamo a vedere se questa cosa è valevole dal punto di vista del recupero. Ecco, come vi ho già anticipato, scompare l'assimilabilità dei comuni. È inutile che andate a chiedere degni ai comuni in caso di controllo che non avete la venuta certificazione, perché i comuni non possono fare nulla, assolutamente nulla, perché non è più compito del sindaco fare questo concetto. Ma perché è stato tolto? Non è stato tolto per
peggiorare la vostra situazione, ma per responsabilizzarvi meglio, per dire si può ottenere ottimi risultati senza fare delle cose che effettivamente sono poste ai denti, perché l'isola ecologica, voi lo sapete, che è nata per i cittadini. Quindi la gestione dei rifiuti dei cittadini aspetta per competenza legislativa statale al sindaco, altre competenze era sempre borderline. E ci permettevano poi di non capire effettivamente se questo recupero era utile, non permettevano di favorire nuove tecniche di recupero. Con questo aspetto la responsabilità è ancora maggiore, perché sicuramente i rifiuti che adesso non sono recuperabili, mi viene in mente i paraurti, no? Dei trattori, delle macchine, che in questo momento non c'è un modo per recuperarli, però si sta operando con le discariche monocodice, cioè li metto lì in attesa di avere del sistema di recupero. Quindi anche il fatto di metterlo in una discarica in attesa di, anche lì i costi vanno a diminuire, perché non è uno smaltimento in toto, ma in attesa di. Quindi le tecnologie sono sempre più innovative, quindi questo ci va a vantaggio, perché effettivamente sulla grossa distribuzione è un bel risparmio. Allora, vi faccio questo escursus veloce, ma penso che tutti voi lo sappiate: i rifiuti si dividono in due tipologie, i rifiuti urbani, che sono quelli che provengono dalla vostra abitazione, per assurdo, ma perché il legislatore ha viaggiato molto sul quantitativo. Lo stesso rifiuto prodotto a casa mia ha un codice diverso da quello, lo stesso prodotto, rifiuto prodotto da un'azienda. Questo perché voi dite, scusa, se la tecnologia è uguale? No, è fatto sul quantitativo, si presume che a casa mia produca comunque una volta all'anno quel rifiuto, mentre all'azienda magari questo rifiuto lo riporta più quantità e più volte in un anno. È cambiata un po' la classificazione dei codici. I codici europei, voi lo trovate sul formulario che fate in azienda, c'è scritto CER. Non preoccupatevi, è il codice europeo rifiuti, mentre adesso si chiama ER, elenco europeo rifiuti. È la stessa identica cosa. Ogni tanto all'italiana ci piace cambiare queste cose e quindi uno si spaventa un po'. Chi attribuisce questo codice? Siete voi. Non è ARPA, non è AS, non è la GEM che viene, non è la polizia locale. Se voi stabilite che il codice è quello, siete voi responsabili di quel codice. Non cambiate codici perché l'amico ve l'ha detto o quant'altro. Voi sapete la provenienza di quel codice e del codice lo attribuite voi. Poi dovevano uscire ancora l'anno scorso i regolamenti attuativi per insegnarvi, quindi la checklist, il percorso di Gardner, lo chiamo io, non sono ancora usciti, ma sicuramente usciranno, perché ci sarà anche una variazione sui codici, questo per facilitare i costi e anche lo smaltimento o il recupero. Cos'è il documento che deve uscire su strada? È ancora il formulario, ma il formulario non è più di 4 copie, quindi non state a chiedere perché non ho la copia, sono solamente 2. La vidimazione non è più la Camera del Commercio, ma si fa tutto sempre da loro, ma online, e non ci sarà più il timbrone, ma è semplicemente un numero, perché appunto viene rilasciato da loro, quindi c'è la banca dati. Funzione già attivo, non è come il SISTRI che non è mai partito, e quindi anche questo ci aiuta. Il formulario non viene più conservato 5 anni come prima, così come il registro, ma solo 3. Però ricordatevi una cosa, non distruggeteli, perché è già successo che il controllo degli ultimi periodi, visto questa normativa, alcuni hanno dato il consiglio di distruggere quelli primi perché magari non erano fatti bene, c'era l'errore materiale, il registro non era sottoscritto. No, questa legge è partita il settembre del 2020, non è retroattiva. Quindi se quelli di prima non erano ancora passati 5 anni, almeno i formulari teneteli, perché se poi non corrisponde col MUD, che è il modello unico, avete un controllo, non avete la pezza giustificativa. In quanto avere la pezza giustificativa fatta male, ma però ce l'ho e riesco a ricostruire il mio percorso dei rifiuti della mia azienda, che li ho smaltiti o recuperati correttamente, in conto averli distrutti, perché vuol dire non avere niente, vuol dire andare incontro a delle sanzioni penali. Ricordatevi questa cosa, quindi non distruggeteli. Le sanzioni per quanto riguarda i formulari non compilati bene sono diminuite, questo ci fa piacere, perché prima l'inesattezza era 3.000 euro, adesso è 500, che poi possono essere moltiplicate se sono più gli errori. Gli errori intendo, se io un formulario che ho sbagliato un attimino, che ne so, il peso, ho messo dei dati inesatti dell'impianto, non è completato correttamente, ovviamente però riesco a ricostruire che il ciclo di questo rifiuto ha ottenuto un buon fine ed è stato recuperato correttamente, io in quel caso ovviamente applico i 540 euro, quello che è, ma non vado nel penale, mentre prima c'era la sanzione amministrativa che è altissima, in più si poteva andare nel penale.
Quindi anche qua il legislatore ovviamente vi ha responsabilizzato, io credo in voi, però voi gestiteli correttamente con il minimo della documentazione che vi chiedo. Ecco qua ovviamente sono tutte le sanzioni che poi lascerò le slide, potete leggerle, che è aumentato, aumenta ovviamente se sono più le violazioni che voi fate nello stesso formulario. Questa è la cosa più importante per voi agricoltori per quanto riguarda il deposito temporaneo che ha previsto il decreto 116. È l'unica esenzione che è stata fatta per tutte le tipologie di industriali. Allora, il deposito temporaneo è sempre un deposito che non va autorizzato. Lo stoccaggio invece va autorizzato. Quindi già deposito temporaneo vuol dire che voi avete già avuto uno sgravio, diciamo, fiscale. Ma ancor più il legislatore dice, ok, per gli agricoltori, esclusivamente per loro, perché capisco che hanno delle problematiche, ma problematiche proprio gestionali, non è l'azienda, la mia galvanica, la mia struttura di rifiuto è lì. Voi avete campi in giro, potete avere anche più strutture di allevamento in giro. Allora dice, non serve formulario se io ho un fondo, ho una mia sede legale con più fondi agricoli che rientrano nei 15 km, quindi ho rifiuti in giro che li posso spostare, portare in un unico deposito senza il formulario, anche se vado su strada. Occhio che questa cosa qua non è è una buona cosa, ma cercate di giocarla veramente sul veritiero, perché se vi ferma la polizia locale e dite sì, io ho il mio rifiuto e ho l'azienda là che poi non c'è, poi ovviamente c'è anche il discorso di falso. Quindi non prendetela proprio nel senso, diciamo, all'italiana, a volte nel termine buono della cosa, lo utilizzo per fare un po' il furbo. Allora, è una buona cosa perché se ho i teli da una parte, le reti dall'altra o i farmaci da quell'altra, posso usufruire di un unico deposito, ho più allevamenti sparsi nell'arco di 15 km, riesco a fare questo deposito controllato e spostarmi questi rifiuti senza avere l'iscrizione del mezzo, senza avere la carta che mi gira, perdita di tempo e soprattutto quello che mi viene a prendere i rifiuti è concentrato in un unico posto. Secondo aspetto è la cooperativa. La cooperativa dice, io sono socio di una cooperativa, ma bisogna essere soci però di quella cooperativa, non bisogna inventarsi la favola dell'ultima ora, perché poi fanno le verifiche e lì di nuovo incorrete in un altro capo di imputazione che è il discorso del falso. Potete portarlo alla cooperativa. Ovviamente la cooperativa, poi lì nasce il discorso che ovviamente ci sarà la discussione dei rifiuti recuperabili e quelli non recuperabili che andranno allo smaltimento, però concentrare il rifiuto ovviamente questo aiuta. Poi c'è questa nuova opzione che non è ancora ben capita, non serve il formulario per i rifiuti non pericolosi, okay, effettuati 5 volte all'anno per 30 kg al giorno. Allora, forse per le piccole aziende questa cosa può essere gestita, per le aziende che hanno una certa entità, quelle in AIA, assolutamente secondo me questa cosa non è fattibile. Per le aziende piccole questa può essere sicuramente uno sgravio. Ovviamente quando dice deve essere gestita, sempre nel canone lì lo porto in posti che possono recuperarli e i posti che lo possono smaltire. Non è che prendo questo rifiuto, lo porto in giro per il mondo o lo lascio abbandonato nei campi. Questo ve l'ho già detto, sono le copie del FIR, lo stesso è la tenuta del registro di carico e scarico, che però non serve per tutti, perché si va in base al volume di affari. Le aziende che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro, rifiuti speciali o pericolosi, hanno l'obbligo, inferiore non hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, e così anche del MUD. Mentre invece le aziende che hanno un volume d'affari superiore agli 8.000 euro, questi mantengono ancora l'obbligo di avere il registro di carico e scarico. Questo ovviamente è un volume d'affari molto basso, per cui quasi tutti rientrerete sicuramente in quello che siete tenuti alla sottoscrizione di questo registro e alla comunicazione del MUD. Hanno fatto una modifica anche sui quantitativi nel famoso deposito temporaneo: 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 4 di rifiuti pericolosi. Cosa succede? Il deposito temporaneo è, come vi ho detto prima, è uno sgravio che abbiamo fatto, no? Uno sgravio fiscale, a me spesso mi viene da chiamare e da dire. E dice, e comunque non può durare più di un anno. Questo ricordatelo sempre. Quando avete sottoscritto il registro caricato, lo scarico deve avvenire entro un anno. Se dura di più, diventa praticamente una discarica, e quindi un deposito incontrollato, e si rischia effettivamente una sanzione penale molto importante.
Quindi entro un anno voi comunque lo dovete smaltire. Poi la legge ti dice anche una cosa, può rimanere lì in base o lo smaltisco ogni 3 mesi oppure la quantità. La quantità che gioca molto sul fatto di dire 30 metri cubi o 10 metri cubi, cioè 30 metri cubi di rifiuti non pericolosi e 10 di rifiuti pericolosi. Allora, sono due opzioni, o ogni 3 mesi o la quantità, ma comunque quello che è importante, anche se è 4 mesi nessuno ve lo contesterà, questo ve lo dico a carattere cubitale, l'importante è una cosa, che entro un anno voi lo smaltite. State attenti perché anche per un giorno in più, cioè poi chi viene a fare il controllo deve applicare quello che è, non è più un deposito, qualcosa in più, uno stoccaggio, una discarica, boh, non si sa. Lì dopo la normativa, la Corte di Cassazione ha lavorato molto sicuro che non è più un deposito temporaneo, quindi lì scatta subito l'illecito di carattere penale. E ovviamente il produttore dei rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente questi rifiuti. E quando i rifiuti, cioè io prendo il mio contenitore delle siringhe nuovo, non è un rifiuto. Quando ho fatto la puntura sull'animale, quella siringa diventa rifiuto. Chi ha fatto la puntura? Alcuni veterinari hanno optato, e questo sarà il concetto del nuovo legislatore, abbiamo detto prima che si parte col concetto dei RAI. Chi mi dà il bene è il produttore dei rifiuti. Quindi chi prende, da qui acquisto le siringhe, ovviamente è lui che dovrà iniziare questo percorso. Diciamo che nel testo unico ambientale è già previsto per le rivendite, no? Il materiale edile, dice io gli do il mattone, gli devono avere le piazzole che se vengono a prendere il mattone mi consegnano, diciamo, il rifiuto che hanno prodotto per una demolizione. Siamo solo agli inizi, vediamo come va, perché questo concetto all'italiana non è molto diffuso, anche perché la rivendita ha lo spazio per fare queste piazzole. Staremo a vedere come usciranno i regolamenti attuativi, però sicuramente entrate nell'ottica che il percorso della gestione dei rifiuti è tutto stravolto, non è più tutto rifiuto, anzi è tutto recupero, al di là di quello che non è rifiuto. Ecco, il luogo di produzione dei rifiuti non è che va interpretato in modo così. Io ho prodotti qua, io ho prodotti là. O entriamo nelle 3 possibilità, la cooperativa, i 15 chilometri, o all'interno dell'azienda, se no tutto il resto scordatelo. Cioè non si può pensare che il deposito temporaneo possa essere considerato come una cosa che voi avete come diritto, no. Siete già lavorate proprio borderline, quindi è una deroga che però in un attimo può prendere dei canali diversi, e se prende dei canali diversi poi avete il sequestro di quel sito, dovete ripristinare e tutta una serie di passaggi che sono poco piacevoli. Questo ve l'ho già detto, che è tassativo questa cosa, e torno a ripetere perché succede spesso che questo passaggio venga un attimino saltato. Come vi ho detto prima, c'è l'opzione del deposito temporaneo, ogni 3 mesi o indipendentemente dai metri cubi, 30 per i non pericolosi e 10 per i pericolosi. Ma questa è una cosa che è vero, è scritta ed è abbastanza fiscale come numeri, ma nessuno ve lo contesterà se voi rimanete nei canoni che vi ho detto prima, quindi nel deposito di un anno. Non vi venga in mente effettivamente di sottoporre questi rifiuti a bruciamento a terra o abbandonarli nei campi, che in questo caso si va incontro a un discorso di smaltimento dei rifiuti e quindi un illecito di carattere penale. Non fate cumuli in campo, non lasciate i rifiuti in giro, ma gestiteli secondo questo modo, che già secondo me il legislatore non è che vi ha aiutato, comunque sta facendo un percorso che voi che può essere più accettabile. Certo, tutto si può migliorare in base alle nostre esigenze, però sono delle deroghe abbastanza importanti che vi ha rilasciato e siete gli unici in tutti diciamo, il mondo diciamo, industriale. Ok, ovviamente qual è la corresponsabilità vostra? È quello di conferire i rifiuti a aziende che sono autorizzate. Cioè, nel senso, io ti conferisco i miei rifiuti, io ti pago la tua fattura, se però tu mi dai l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione dell'impianto. Non mi venga in mente di conferire i rifiuti a persone che non sono titolate per farlo, perché abbiamo visto all'inizio che il legislatore ha sottolineato, che era già sottinteso nel vecchio decreto, ma qua proprio ve lo dice, la corresponsabilità di ognuno per il proprio orticello. E ve lo dice anche nella compilazione del formulario, quando vi dice la prima casella è quella del produttore, sei responsabile tu se sbaglio, il secondo il trasportatore e il terzo l'impianto che lo recupera. Quindi questa è una cosa importante.
Allora, cos'è che i rifiuti urbani, quando vengono a fare l'ispezione, sappiamo, anche se abbiamo una cascina, gli dite questi sono quelli provenienti dall'azienda, perché a volte chi viene lì in cascina, soprattutto se abitate, dice ah, rifiuto questo, rifiuto, bisogna fare la distinzione, questo per voi, questo è proveniente dalla mia attività e questo è quello di casa mia. È ovvio che i rifiuti speciali vanno gestiti come c'è scritto lì, come vi ho detto prima, deposito controllato, divisi per tipologia, perché il mio deposito che faccio, quello di Lerola, deve essere diviso per tipologia, rifiuti speciali, pericolosi, da una parte al coperto, pavimentato, quelli non pericolosi possono starmi anche fuori, all'aperto, no? Ma l'importante è che non ci sia una miscelazione, anche perché se devo fare un giusto recupero e un giusto smaltimento, se il miscelo diventa tutto pericoloso e quindi tutto deve andare allo smaltimento. A voi i costi aumentano? No? Ma poi non ho fatto quello che è l'operazione virtuosa. Siccome che noi vogliamo dire che queste aziende agricole stanno operando per l'economia circolare, e questa economia circolare io ci credo, ma perché mi trago da un vantaggio che è quello economico, oltre che beneficio di questo, perché tutelo il mio ambiente, a maggior ragione sto attenta a questa selezione. Ovviamente rimangono esclusi dall'elenco dei rifiuti, ovviamente gli effluenti di allevamento, però se vanno all'utilizzo agronomico, altrimenti rimangono nel capitolo dei rifiuti, perché la parte 4 di questo decreto legislativo, chiamato anche testo unico, chiamiamolo come vogliamo, anche se in realtà non hanno raccolto tutte le leggi, ti dice i rifiuti, gli effluenti di allevamento, liquame, letame, digestato, non sono rifiuti se vanno all'utilizzo agronomico, perché sennò diventano rifiuti. Le carogne, perché, o comunque i morti, perché sono gestiti dalla legge 69, lo sapete, così stoccate nei frigoriferi e quindi poi vengono smaltiti tramite un percorso con autorizzazione del servizio veterinario. I fanghi provenienti dal lavaggio dei vegetali, perché quelli sono classificati inerti col nuovo decreto. Per cui questa è la fattispecie esattamente dei vostri rifiuti. Qua ho messo dei rifiuti, e ve lo faccio un excursus proprio velocemente, che sono quelli non pericolosi, ma questo è per darvi effettivamente una valenza di quanti rifiuti avete voi. La plastica, la facciamo i tubi per l'irrigazione, i pneumatici, i involucri per i mangimi, che questi vanno recuperati, ma dovete comunque pulirli, perché sennò anche qua c'è veramente delle linee di pensiero diverse. Secondo me, se voi li pulite, possono essere gestiti come non pericolosi. Quindi anche qua prestate attenzione a come gestite questi contenitori vuoti. Poi ci sono i fitofarmaci, che sapete benissimo che sono rifiuti pericolosi, però la Regione Lombardia vi ha dato la deroga che se li sciacquate e bonificati sono rifiuti non pericolosi. Questa deroga vediamo se continuerà oppure se anche questa avrà delle modifiche. Poi i farmaci scaduti inutilizzati, ricordatevi che sono sempre pericolosi, gli oli esausti, le batterie. Ma quello che vi voglio far capire è anche un altro passaggio. I pneumatici, per esempio, che tutti li utilizzate per le trincee dell'insilato, che in quel caso tenete presente che non è una cosa corretta. Ve la devo sottolineare perché spesso questo è durante i sopralluoghi, ARPA, ASA, le polizie locali ve lo fanno presente. Questo perché effettivamente sono rifiuti speciali non pericolosi, ma possono creare effettivamente problemi di incendi, problema della zanzara tigre, soprattutto se avete vicino delle abitazioni, e questa cosa effettivamente succede spesso. Per cui non portateli a casa sicuramente dal gommista, e nell'ottica di quello che ci dice il legislatore, chi vi dà le gomme nuove si prende pure questo. Capisco che fa comodo per il telo, però prenderete altri sistemi, utilizzerete altri sistemi, la copertura con dei mattoni, non lo so, insomma ci sono le salamine, le salsicce, tutto quello che volete, però questo sistema non utilizzatelo, anzi cercate proprio di lasciarlo perdere. È consuetudine, mi rendo conto, fa anche comodo, però è un sistema che non dovete più utilizzare. Come vedete, vi ho messo delle cose, gli oli dei circuiti idraulici PCB, questo vanno gestiti e smaltiti come rifiuti pericolosi con molta attenzione. Quando si parla di PCB, questo evitando di contaminare il vostro suolo, ok, chiamate ditte autorizzate. Però la cosa che volevo farvi notare, gli oli minerali sono quelli che contengono clorurati e non. Questi qua a voi tecnicamente dice poco, però per il recupero è molto importante. È un recupero anche di soldi, nel senso che smaltire l'uno o l'altro hanno una differenza economica. Questi teneteli separati, anche perché voi sapete che c'è un consorzio degli oli, è obbligatorio, aderite a questo consorzio, non vi costa niente, e parlando di questi rifiuti sono tutti pericolosi.
E quindi quando li stoccate, stoccateli correttamente, intendo, fate un bacino di contenimento sotto, fatelo voi, fatelo in lamiera, l'importante è che ci sia, perché se l'olio contamina il terreno, poi quando dovete andare in bonifica, ovviamente sono costi, e sono costi abbastanza importanti. Ma separateli correttamente. Le batterie al piombo, diverse da quelle del nickel, vanno recuperate in maniera diversa. Quando voi vi è il vostro, la vostra persona di fiducia che viene a ritirare questi oli, no? Fatelo presente, mettete un'etichettatura, questo perché è un recupero virtuoso e sicuramente questa cosa nel tempo paga. Dovete prestare maggiore attenzione, forse sì, però è questa attenzione che ci permette di risparmiare soldi, ma gestire anche correttamente tutti questi rifiuti, come lo sono anche i potenzialmente infetti, le medicazioni, anche le siringhe.